Hola a todos! Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale in questo nuovissimo video. Il video sulle serie TV da guardare o da recuperare o da finire o da mangiare in quarantena. Allora ragazzi, io vi garantisco che praticamente Netflix potrebbe, non so come dire, diventare una persona, io mi ci potrei sposare, entrare in una relazione stabile e vivere con lui per sempre felici e contenti, perché sta diventando un fedelissimo compagno di queste giornate, ma vorrei anche rispondere, sapete che io non do adito alle critiche, davvero me le faccio scivolare addosso, proprio come diceva Tizianone Ferro Nazionale, però non ho potuto patire alcuni commenti sotto il video del mio ritorno dove dicevo che avevo gli occhi a forma di N di Netflix. Ovviamente si fa per dire, non ho passato 2 mesi a guardare serie TV, faccio tantissime altre cose nella mia giornata e la prima, diciamo la più importante, è studiare in vista della sessione estiva, che detto tra noi qui sarà la cosa più imbarazzante che abbia mai fatto nella mia vita, in quanto sarò in videochiamata con un prof e non so cosa raccontargli oggettivamente, veramente sarà una situazione tragica. Allora ragazzi, ho scritto le serie TV che ho guardato diciamo negli ultimi mesi e appunto ve ne parlerò in maniera velocissima, concisa, in modo da non ammorbarvi, e sono quasi tutte di Netflix, cioè le trovate tutte su Netflix tranne una che ho iniziato da poco, ma non posso fare a meno di appunto nominarla in questo video. Non sono in ordine cronologico in cui le ho guardate, non sono in ordine di preferenza, non hanno alcun tipo di ordine, le ho buttate giù aiutandomi con la mia app TV Time, che vi ho già consigliato in un sacco di video, e vi consiglio di scaricare se siete un amante come me delle serie TV, perché è un diario praticamente delle serie TV che voi state guardando, quindi vi arrivano notifiche su quando esce una nuova puntata. Commentare le serie in una sorta di forum sotto ogni puntata, ogni pagina di ogni puntata, senza pericolo di spoiler, perché l'app si occupa di eliminare o mettere praticamente il messaggio oscurato, e lo puoi leggere solo se vuoi, visto che contiene spoiler. Quindi davvero è fatta benissimo e ve la straconsiglio perché è molto molto comoda. Quindi ragazzi, iniziamo subito con la serie numero 1 di cui vi parlo, che è l'unica che non trovate su Netflix, perché credo sia una produzione, non voglio dire una cavolata, di HBO, ma la trovate su Sky, quindi se avete Sky, Sky On Demand, avete tutte le stagioni appunto scaricate su Sky, ovvero Westworld. Di Westworld mi ha parlato una mia carissima amica, a cui mando un bacione, ciao Chiarilu, e diciamo che io all'inizio ero molto attratta da questa serie, ma ci ho messo un po' a iniziarla, in quanto mi aveva detto anche che era una serie abbastanza impegnata, dato che è diciamo affine ai produttori, credo che ci sia una persona che ha collaborato anche con la produzione di Lost. Sapete che Lost è praticamente nella mia top 5, top 3 delle serie TV preferite della vita, quindi sapevo che sarebbe stata una serie un po' impegnativa e volevo comunque essere pronta mentalmente. E quale diciamo condizione migliore di una quarantena? Allora, io Westworld per il momento ve la consiglio, non l'ho finita ancora, non sono in pari, ma di base, qui anche veramente non ho nulla di preparato, quindi vi racconto quello che mi viene in mente, è una serie abbastanza distopica che si basa su questo praticamente parco intrattenimenti, questo parco divertimenti, dove appunto i clienti possono andare a trascorrere le loro vacanze, dove all'interno sono presenti degli androidi, ovvero dei robot che non si distinguono minimamente dagli esseri umani, sono perfetti, hanno voce, carattere, fisico e tutto, e praticamente ti aiutano a vivere la tua vacanza, la tua esperienza all'interno di questo parco. Ovviamente sono progettati per svolgere determinate mansioni, ma magari qualcosa andrà storto. È una serie molto 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 trip mentale way, però per il momento ci sta veramente un sacco, mi sta piacendo molto, andate magari a guardarvi qualche trailer o qualcosa, non vi dico altro semplicemente perché ho davvero paura di spoilerare, è molto facile spoilerare in questa serie, però se cercate una serie un po' più impegnata, che vi faccia davvero perdere la testa perché dopo ogni puntata volete vedere come va avanti, che cosa si possono essere inventati, che praticamente dove i colpi di scena si susseguono senza sosta, ve la straconsiglio. E se volete un altro motivo per guardarla, io all'interno ho ritrovato uno dei miei amori dell'infanzia, ovvero Ben Barnes, ovvero il principe Caspian delle Cronache di Narnia. Ditemi che cioè, non eravate tutte innamorate di lui, perché io sì.
Certamente, amati. Da ora tutte le serie che vi citerò le trovate su Netflix e quindi procedo ad elencarvele davvero velocemente, anche perché sono alcune serie molto molto famose. Le prime due fanno parte dell'ecosistema del trash spagnolo e non posso assolutamente non citarvele. La prima, anche uscita da relativamente meno tempo e finita nel giro di un giorno praticamente, è La Casa de Papel, ovvero La Casa di Carta. E siamo arrivati praticamente alla quarta parte e io, con mia grandissima sorpresa, ne sono stata molto felice, nel senso che mi è piaciuta più della terza parte. L'ho trovata più attiva, con più colpi di scena, e davvero sono successe cose che non mi aspettavo, nonostante La Casa di Carta rimanga praticamente questo. Infatti mi auguro che non la protrarranno all'infinito, perché dopo un po' o la trama fa un plot twist incredibile, si finisce a parlare di canguri che saltellano nella savana, oppure davvero non ho idea di come potrà andare avanti questa storia di questi rapinatori. Per chi non avesse visto La Casa di Carta, però ve la consiglio, perché è una serie, almeno nelle prime stagioni, molto molto nuova, che parla proprio di questi ragazzi delinquenti che vengono riuniti da un professor che davvero adoro, lo amo follemente, e diciamo che gli presenta questo piano per una rapina molto importante, e dal di lì il resto è storia. La prossima serie di cui vi parlo, che vi ripeto fa parte dell'ecosistema del trash spagnolo, è assolutamente Elite, e che io pronuncio Elite alla spagnola, appunto. Elite è una serie per me estremamente trash, molto teen drama, molto adolescenziale, ma che mi ha catturata, cioè mi è piaciuta tantissimo. E anche qui diciamo che la trama di fondo sono sempre questi ragazzi che vanno in questa Las Encinas, una scuola molto molto elitaria, dove avvengono un po' di macelli, nel senso anche qui intrighi, omicidi e cose varie, e diciamo si vive la vita di questi ragazzi che magari hanno soldi, fama, ma alla fine quello che conta è altro. Io ho adorato quest'ultima stagione e mi è piaciuta davvero tanto, e l'ho trovata forse una delle più belle, anche per la presenza importante del mio personaggio preferito, ovvero Lucrezia. E niente, anche qui come sempre io ho la mia crush incredibile su Valerio Montesinos. Vi prego di essermi vicine in questo momento, perché io veramente ho delle problematiche quando guardo quella serie TV, cioè illegale. Andiamo avanti con un'altra serie che trovate su Netflix, perché Netflix ancora una volta ha salvato una serie TV che mi stava parecchio a cuore, ovvero Scam Italia. Non so se vi ho già parlato di questa serie, in caso scusatemi la ripetizione. Scam Italia è il remake tutto italiano di una serie, oddio mi viene da dire norvegese, ma probabilmente faccio una gaffa incredibile, che è l'originario Scam. Anche questa serie parla di teenagers, adolescenti che frequentano un liceo e diciamo delle loro vite. Praticamente è partita questa cosa molto molto carina, ovvero che ogni paese ha riproposto il proprio Scam e anche l'Italia ha partecipato, e davvero non sto scherzando, con mia grande sorpresa è finita praticamente a essere il remake più seguito anche da tutti gli altri paesi, cioè è quello più piaciuto dopo Scam, diciamo, original. Quindi davvero mi ha ispirato molto e ho iniziato a vederlo. È una serie molto diversa dalle serie che guardo io di solito, perché è una serie molto veloce, è una serie di dove gli episodi sono di una ventina di minuti, quindi ve li mangiate, e al momento sono state realizzate 3 stagioni e sta per uscire la quarta a inizio maggio. Ogni stagione rappresenta, si vedono tutti i personaggi, ma il percorso di un personaggio in particolare, quindi è la sua storyline, e io l'ho trovata veramente geniale. È una serie adolescenziale anche questa, ma tratta dei temi molto più importanti delle serie magari dello stesso genere, quindi ve la consiglio molto se cercate una cosa molto leggera, ma comunque con un significato, con un messaggio, e soprattutto che porti alta la bandiera dell'Italia, perché vi giuro che questo fatto dei remake nei vari paesi sfrutta delle diciamo peculiarità di ogni paese, in questo caso dell'Italia, quindi vi vedrete dire delle frasi, commentare delle cose proprio di pura cultura italiana, e vi ci ritroverete, è impossibile non ritrovarsi in questa serie, consigliatissima. Che dire, dopo una serie così leggera ci vuole una serie d'impatto, una serie pesante, una serie come Lucifer. Allora,
Lucifer è stato praticamente un amore, diciamo, di fine anno. L'ho vista attorno al periodo natalizio ed è stato un meraviglioso regalo di Natale. Lucifer è una serie che ha parecchie stagioni e credo che debba uscire la quinta, ma potrei dire una cavolata. E io al momento sono in pari, la trovate tutta su Netflix e tratta la storia di Lucifero, Lucifero stella del mattino, ovvero il diavolo, che vive però a Los Angeles una volta cacciato dal paradiso. E vive una vita di vizi, lussuria, alcol all'interno del suo club, fino a che proprio nella prima puntata non conosce una detective che gli cambierà davvero la vita e diciamo che lo inserirà un po' nel mondo poliziesco della ricerca. E è veramente meraviglioso questo dualismo del personaggio di Lucifero, che aiuta a risolvere crimini, praticamente diventa il paladino della giustizia. Basta, non dico altro. È molto carina perché comunque si vede questa figura abbastanza ambivalente e profonda di Lucifer, e però allo stesso tempo fa, ve lo giuro, crepare dalle risate. E soprattutto lui, anche qui, cioè ragazzi, ormai lo dico di ogni serie, però Tom Ellis. La prossima serie è una serie di cui non ho praticamente sentito parlare, ma che ho trovato su Netflix e ho deciso di vederla in quanto aveva una sola stagione, mi pare da una decina di episodi, e sto parlando di The Society. The Society è l'incarnazione di tutto quello che io ho amato in parecchi film post-apocalittici, utopistici, eccetera, praticamente infilato dentro una serie TV. Io l'ho sempre descritta come un mix tra una sorta di Hunger Games, Maze Runner, The 100, che sono tutte mie grandissime passioni, inserite dentro una serie TV. Vi cito, dovrebbe uscire la prossima stagione a breve, comunque la seconda, praticamente la storia di questi ragazzi che vivono in questa cittadina e con i genitori e le famiglie, tutto ok, tutto molto normale, fino a quando un giorno partono per una gita scolastica e quando ritornano si rendono conto di essere gli unici all'interno della loro città. Cioè, sono spariti tutti, devono razionare quello che hanno e devono imparare a vivere. È molto 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 particolare come serie, ma secondo me può regalare delle grandi emozioni, e a me la prima stagione è piaciuta, quindi aspetto la seconda. Dopo questa serie quasi sconosciuta vi cito un grande classico già citato ma comunque presente su Netflix, quindi non posso non citarvelo, quindi non potete non guardarlo, ovvero Riverdale. È una serie da parecchi sopravvalutata e da parecchi sottovalutata, nel senso che c'è chi afferma essere la serie del destino, che nelle stagioni sono andata migliorando, e secondo me non è vero, perché comunque ci sono le prime stagioni che sono veramente meravigliose, nelle ultime veramente si cade all'interno di un trash abbastanza importante, e poi ci sono invece quelli distruttori che dopo aver visto queste ultime stagioni non l'aprono più, non si può più vedere, che è una roba inguardabile. No, a me Riverdale piace, sta continuando a piacere, mi piacciono molto i protagonisti, è una serie davvero dove mi piacciono tanto i personaggi, e non mi capita spesso, cioè che mi piacciono così tanto tutti, vabbè, e non inutile che io ricominci con la pantomima di Cole Sprouse, che comunque cuore sempre veramente della vita, però davvero vi consiglio di iniziarla Riverdale, anche qui serie teen drama. Vi dico, troverete veramente delle serie tutte molto simili, ma perché davvero nei momenti di proprio full immersion all'interno delle serie TV, dove magari devo studiare, infilarmi in una serie o anche in più serie contemporaneamente pesanti, non è il caso. Ora sto seguendo di pesante Westworld, quindi tutte le altre sono serie davvero da passatempo, da compagnia, che guardo mentre mangio o faccio attività fisica, quindi davvero sono serie più leggere. Anche in Riverdale abbiamo più o meno la stessa trama, quindi serie TV adolescenziale con ragazzi adolescenti, teen, che vanno in un liceo e succedono un po' di casini, omicidi, scoprire, e secondo me comunque merita. La prossima serie che vi cito già ve l'avevo consigliata, ma credo sia perfetta per una bella sessione di binge watching on Netflix, ovvero The Chilling Adventure of Sabrina, vita da strega modernizzata. E a me questa serie piace, continua a piacere, anche questa è abbastanza trash oggettivamente, però ha quel quid di horror, e non mi prendete in giro perché so che alcuni, anche ad altri in alcuni momenti ha fatto paura, ditemi di sì.
È praticamente un remake di Sabrina vita da strega, una serie che tutti abbiamo guardato quando eravamo bambini, e resa un pochettino più dark, un po' più horror, e tra l'altro collegata a Riverdale, perché tutto quello che accade nella cittadina di Sabrina succede a Greendale, che è praticamente la città paese di fianco a Riverdale, quindi abbiamo anche dei praticamente mix tra le due serie molto carini, quindi ve la consiglio. Un'altra serie che trovate sempre su Netflix è Orphan Black. Orphan Black è una serie che ha già una bella storia, nel senso che esiste da parecchio tempo, è terminata da parecchio tempo, ma che io ho scoperto solo recentemente e mi sono chiesta quale sia stato il mio problema fino adesso. Orphan Black è una serie molto strana, quindi questa non rientra assolutamente nei teen drama, serie adolescenziali, quindi mischiamo un po' i generi, facciamo vedere che non guardiamo solo serie TV teen drama. Orphan Black è, cioè non so neanche come descriverlo perché è veramente stranissima, parla di cloni. Questa è la prima parola che mi viene in mente. Abbiamo questa attrice veramente fenomenale, di cui ora mi sfugge il nome, ve lo scrivo comunque magari qui o nell'info box, che praticamente recita, non sto scherzando, il ruolo di praticamente mezzo cast, perché è una serie che parla di cloni e di come questi cloni siano stati creati, di chi li voglia uccidere, e dei caratteri veramente differenti che hanno questi cloni, nonostante siano perfettamente identici a livello fisico. E è abbastanza cupa, però anche molto molto interessante, perché questa storia è davvero mai sentita e secondo me merita un sacco, cioè è veramente bella, quindi vi consiglio di vederla, vi consiglio di provare anche a superare le prime puntate dove magari non si capisce nulla, dopo capirete, e di dargli una possibilità, ve la consiglio. Come ultima serie vi parlo di You. Vi parlo di You perché è una di quelle serie tra virgolette più recenti, perché le altre che ho segnato sono un pochettino più datate, ve le citerò molto più velocemente. You ho visto la seconda stagione abbastanza recentemente, cioè si parla di mesi fa, ma comunque l'ho vista da poco e devo dire che mi è piaciuta più della prima. Su You avevo un sacco di pregiudizi perché comunque la prima serie l'ho trovata, cioè, particolare, perché comunque una serie sullo stalking ancora non l'avevo vista, ma veramente troppo realistica, ragazzi. Cioè, succedono delle cose che, per carità del cielo, succedono nell'orrore del mondo in cui viviamo, però davvero delle cose un po' troppo romanzate. È una serie proprio che parla dello stalking e di questo personaggio, Joe Goldberg, credo si chiami, anche il cognome credo sia questo, che è un personaggio ambivalente, cioè io vedo molte persone che lo odiano, molte persone che lo amano, io rimango nel mezzo perché alcune cose che fa sono ignobili, però in certi versi è anche un po' cute, non capisco, e è questo personaggio che combatte contro il suo istinto di voler trovare l'amore, contro questa mania di praticamente persecuzione e queste manie un po' proprio di essere uno stalker che lo accompagnano, di controllare la vita di questa persona, gli amici, i gusti e tutto. E però la seconda stagione mi è piaciuta di più, l'ho trovata un pochettino più, cioè, movimentata, un pochettino più, non dico realistica perché realistica no, però succedono un po' più di cose, cioè ci sono un pochino più pezzi del puzzle che si vanno a intersecare, quindi io vi consiglio in questi periodi di dove siamo confinati in casa di provare a dargli una possibilità, se almeno un minimo vi ispira ovviamente. Le prossime serie, ragazzi, che vi cito sono tutte serie che trovate su Netflix e che io vi consiglio tanto di recuperare, però ve ne ho già parlato. Sto parlando di Stranger Things, che è la serie rivelazione di questi anni, una delle prime serie Netflix che ha fatto veramente così tanto successo. Questi bambini, per la prima volta protagonisti di una serie TV, che praticamente vanno a caccia anche loro di crimini, risoluzioni, indagini in questa cittadina che sembra normale, ma così tanto normale non è. Meravigliosa la colonna sonora, i colori, la scenografia, incredibile. The Umbrella Academy è una serie invece più recente, a me è piaciuta moltissimo, sto aspettando la seconda stagione, parla di questo gruppo di ragazzi particolarmente dotati, nel senso che hanno dei poteri e vengono
praticamente si riuniscono in questo club, The Umbrella Academy, e diciamo che dovranno affrontare parecchie questioni nella loro vita, si uniranno, si lasceranno, eccetera, ma anche questa è una storia che secondo me merita. Inutile non citarvi due delle mie serie preferite di sempre, che anche queste trovate su Netflix. Una è Sense8, la storia di questi 8 personaggi che, nonostante vivano in veramente paesi distantissimi agli opposti del globo, sono comunque collegati e hanno questa connessione mentale incredibile che si deve un po' capire all'interno della serie da dove provenga, eccetera. E infine abbiamo The 100, la storia dei 100, una delle mie serie preferitissime in assoluto, che trovate su Netflix, la storia di questi 100 ragazzi che, come tutto il resto dell'umanità, della popolazione rimasta, vivevano nello spazio da quando la Terra, a causa delle radiazioni, era diventata inabitabile. Vengono rilanciati sulla Terra 100 di questi giovani detenuti per verificare se la Terra sia tornata abitabile, e da lì il resto è davvero storia, perché succede la qualunque, gente che viene, gente che va. E davvero è una delle serie che, per i miei gusti, davvero è meravigliosa, e quindi ve la straconsiglio. Mi sono appena resa conto di avere parlato davvero troppissimo, quindi io qui chiudo, ragazzi, vi aspetto nei commenti. Consigliatemi anche voi quali serie TV non posso assolutamente perdermi in questo periodo e quali io appunto debba sicuramente vedere, recuperare, eccetera. E nulla, io vi mando un mega bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!